per lei questa iniziativa quanto è importante? Per me è estremamente importante perché è la prima occasione in cui Tortona e nello specifico i musei civici partecipano alle giornate europee dell'archeologia e per noi sono un'occasione per dimostrare insomma, che come museo stiamo rinascendo, stiamo cercando quindi di ricreare l'allestimento del museo e anche il suo ampliamento e di conseguenza abbiamo anche bisogno di tutta una serie di ricadute sul territorio. Quindi ovviamente diciamo per quest'oggi creare anche una passeggiata archeologica ci permette proprio di far dialogare i reperti del museo con la realtà cittadina, con la realtà locale. Quindi ci permette di parlare di Tortona, quindi non soltanto come città moderna, ma bensì anche come città legata alla storia. Avete qualche iniziativa in futuro? Beh, sicuramente, nel senso che stiamo partecipando a diversi bandi, e abbiamo anche delle idee insomma proprio per il futuro prossimo con ad esempio le serate del museo aperto, del museo in cantiere aperto il giovedì sera, ovviamente delle iniziative poi per l'autunno, ma anche la partecipazione insomma a bandi per poter crescere insomma e riportare il museo a quello che era l'importanza di un tempo. Io sono Cristina Porro, una docente del liceo Peano di Tortona e archeologa. E allora io vorrei chiederle, per quanto riguarda i giovani, questa iniziativa, quanto è importante? Sì, è un momento fondamentale. Noi del liceo Peano di Tortona crediamo molto in queste attività. Da tanti anni collaboriamo col comune di Tortona, con il FAI e adesso in questo caso, oltre che col comune, con la biblioteca, con la soprintendenza, per cercare di avvicinare i nostri alunni proprio alla realtà storica, artistica e archeologica di Tortona, e attraverso la conoscenza e quindi le visite guidate e quindi l'appartenenza al territorio. In un momento soprattutto così delicato, quindi questa è stata l'occasione, quindi ringrazio Federico, ringrazio Paolo e tutta la soprintendenza per averci dato questa opportunità di far uscire i ragazzi finalmente dalle case. Beh, i tortonesi sono molto legati alle loro radici storiche, alle loro tradizioni e andare a riscoprire, a far conoscere in particolar modo ai giovani e tramite i giovani quelli che sono i nostri tesori archeologici ma anche la nostra storia è fondamentale. Questa iniziativa mi è piaciuta subito perché dà la possibilità di rilanciare anche la cultura dopo il periodo necessario di chiusura che abbiamo subito, si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative più ampie come quella dell'apertura serale dei musei cittadini che ha già avuto un buon riscontro questo ultimo giovedì in quanto abbiamo avuto 40 visite al museo tra quello che è diciamo il museo romano, la Pinacoteca, l'Atelier Sarina, quindi questo trittico di luoghi di cultura e di arte. Allo stesso modo queste giornate sono fondamentali per la promozione della nostra città perché questa iniziativa è un'iniziativa europea, nasce in Francia, ci ha dato la possibilità di essere pubblicizzati anche sul sito dell'organizzazione, quindi siamo anche conosciuti a livello internazionale grazie a questa iniziativa. E io non posso che ringraziare chiaramente la soprintendenza ma anche il FAI e soprattutto volevo fare un ringraziamento particolare all'amica e collega Cristina Porro perché oltre ad aver fatto il ciclopico lavoro di catalogare tutti i reperti sia quelli che sono esposti adesso nel nostro museo romano sia quelli che verranno esposti in futuro sta molto vicino ai ragazzi a scuola grazie anche alle giornate del FAI e li avvicina a questa realtà così importante per il nostro territorio.